Allora, riprendiamo il nostro zainetto provando a tradurlo in codice. Ok? Quindi ci facciamo, lasciamo perdere l'interfaccia grafica, tanto al momento non ci serve. Facciamo un semplice progetto, lo chiamiamo zaino. E direi che al momento non ci serve altro. Creiamo un package. IT polito TDP zaino. Allora, dentro questo avremo almeno bisogno di due classi dentro questo progetto. Una classe che rappresenta l'oggetto, mettiamo nello zaino, no? Il pezzo l'abbiamo chiamato, se non sbaglio, nel nostro ravanare precedente. Quindi possiamo chiamare una classe pezzo e poi una classe risolvi, o una classe che chiamiamo zaino, come volete, che risolve effettivamente il problema. Quindi la classe pezzo è la più facile, partiamo da quella di basso livello, pezzo. O item se lo scrivete in inglese. Cosa ha un pezzo? Beh, ha due valori che sono il peso, mettiamoli interi, non cambierebbe nulla se fossero reali, ma int peso, private, e ha un valore, costo. Poi converrà anche, ma per ragioni nostre, dargli un nome, no? Pezzo giallo, il pezzo verde, pezzo azzurro, perché altrimenti con i numeri, non so voi, ma io mi perdo facilmente. Qui ci metterei, visto che non mi costa niente, anche il nome. Poi se volete essere minimalisti, anziché li chiamate ABCDE, anziché giallo verde, oppure anziché il nome mettete un identificatore, ma per rendere il pezzo univoco al di là dei valori di peso e di costo che ha. Se io avessi due pezzi nel mio zaino che sono entrambi di peso 10 e costo 10, sono comunque due pezzi diversi, anche se coincide il valore e coincide il peso. Quindi devo in qualche modo renderli distinti per qualche attributo che non sia solamente il peso e il costo. Allora io qua ho aggiunto un nome, se volete potete aggiungere un numero progressivo, un qualche cosa che li distingua, che li renda unici questi pezzi. Ok, questa è la nostra classe base, che adesso completiamo con i soliti metodi, un bel costruttore, dei bei getter e setter per tutto, un criterio di uguaglianza, hash code equals. Il criterio di uguaglianza, abbiamo appena detto, non si basa sul costo e sul peso, ma si baserà sul nome. Ad esempio, noi faremo in modo di avere pezzi che hanno tutti nomi diversi e poi, dato un certo nome, avranno un certo costo e peso che dipende da loro. Quindi, come criterio di uguaglianza e come il dato su cui calcolare la funzione di hash, è sufficiente il nome. Poi aggiungiamo un toString, giusto per riuscire a vedere qualche cosa. String ci mettiamo tutto. Poi magari modifichiamola un po' questa cosa. Mettiamo prima il nome e poi tra parentesi il peso e il costo. Un pochino più compatto, ma questa è solo una questione minimamente estetica. Boh, questo è il nostro oggetto pezzo, che in realtà è fatto di questi tre parametri e basta. A questo punto facciamo l'algoritmo.
chiamiamolo zaino, ci mettiamo anche un main, perché poi da questo main popoleremo lo zaino e faremo partire il problema. Quindi la nostra classe zaino è la classe principale, che risolve il problema. Allora, uno zaino che cos'è? È un insieme di pezzi. Quindi io devo innanzitutto sapere quali sono i pezzi che ci devo mettere. Non stiamo pensando alla soluzione, stiamo pensando alla definizione del problema. Il problema da che cosa è definito? Il problema è definito da un insieme di pezzi e da una capienza massima dello zaino. Quindi questa classe dovrà avere come parametri queste due informazioni. Sicuramente la capienza e sicuramente l'elenco dei pezzi che vogliamo provare a metterci dentro. List o set cambia poco, possiamo mettere list di pezzo, che sono i pezzi da provare ad inserire. E questa capienza è il peso max sopportato dallo zaino. Fin qui la ricorsione non c'entra ancora nulla, stiamo facendo una sorta di piccolo model, no? C'è una classe che contenga i dati che ci servono. E quindi ci serviranno dei metoducci per inizializzare questa classe. Ad esempio un costruttore in cui imposto la capienza è un metodo per specificare i pezzi, visto che è una lista, non la metto nel costruttore, metterò un metodo add in modo che poi il main possa aggiungere i pezzi una per volta. Quindi avrò public zaino int capienza. E dis.capienza uguale capienza e dis.pezzi uguale new array list di pezzo. Questo è il costruttore, e poi per poter inizializzare il problema devo anche avere un metodo attraverso cui chi usa questa classe possa specificare quali pezzi mettere dentro. E quindi public void, magari chiamiamolo add, di pezzo. Cioè, se mi passano un altro, io lo aggiungo alla lista. Quindi pezzi. Add. Magari, visto che questa è una lista, non un set, vogliamo evitare di avere pezzi duplicati, sarebbe anche bene verificare che non ci sia prima di aggiungerlo. Altrimenti ci arrabbiamo, come diceva il film. Throw new. New. Okay. No, il metodo add funziona per un pezzo che non sia già stato inserito nel database. Avevo deciso di farlo come lista e quindi tendenzialmente una lista potrebbe accettare i duplicati, io non voglio e quindi mi proteggo. Fosse stato un set, il set avrebbe automaticamente rifiutato
l'inserimento duplicato, anche se non avrebbe generato l'eccezione. Però aggiunge un nuovo pezzo al problema dello zaino da risolvere. Il nuovo pezzo deve essere diverso da quelli esistenti. Diverso, cosa vuol dire? Secondo il criterio di equals che abbiamo dato, cioè deve avere un nome diverso. Peso e costo potrebbero anche essere uguali. Allora, questi sono due metodi banali, no? Per permetterci di definire il problema. Quindi nel nostro main di prova possiamo provare a inizializzare il, potremmo anche fare un'altra classe, test zaino, però per rapidità possiamo metterlo nello zaino, nel main, non cambia nulla. Inizializziamo il problema, ad esempio. Quindi zaino z uguale zaino, a cui passo come parametro la capienza, che nel nostro caso era di 15 kg, e poi ci devo aggiungere quei 5 pezzi dell'esempio, no? Z.add, new pezzo, adesso chi se lo ricorda? Il primo pezzo era questo qua, partiamo da questo, i parametri sono peso, costo, nome. Allora, peso è 12, costo 4, nome verde. 12, 4, verde. Poi aggiungiamo un altro pezzo, 2, 2, azzurro. Poi aggiungiamo questo qua, 1, 1. Che colore è questo? Salmone, abbiate pietà della mia capacità cromatica. Poi questo giallo, questo lo so che è giallo, sembra, 4-10 giallo. E infine quello grigio, 1-2 grigio. Quindi abbiamo definito il problema. Adesso il nostro zaino avrà un bellissimo metodo che si chiama risolvi, che mi darà la soluzione. E cosa mi dà come soluzione? Mi restituirà l'insieme dei pezzi ottimale. Quindi magari mi restituisce un set di pezzi, semplicemente chiamando magicamente questo metodo risolvi. E io, tranquillo, posso stamparla. Ad esempio. Questo è il main. Fantastico, peccato che il metodo risolvi non ce l'ho. Dobbiamo farlo. Dobbiamo farlo, ma abbiamo già quasi tutti gli ingredienti per poterlo fare. Allora, il metodo risolvi, che una classe esterna, un cliente esterno vuole chiamare, non è quasi mai il metodo ricorsivo vero e proprio, ma è un metodo preliminare, diciamo così, che avvolge la ricorsione e fornisce un'interfaccia più semplice. Cioè qui non compare il livello, la soluzione parziale, eccetera, eccetera. Chiamo un metodo, voglio la soluzione. Quel metodo lì dovrà preparare le strutture dati che servono alla ricorsione
e poi chiamare la procedura vera e propria ricorsiva a livello 0. Okay, quindi questa non è ancora la chiamata ricorsiva a livello 0, questo è un metodo pubblico, un'interfaccia pubblica per lanciare l'algoritmo di risoluzione. Quindi questo è un metodo pubblico, set di pezzo risolvi, e cosa fa? Prepara affinché possa partire la ricorsione a livello 0. La ricorsione stessa invece è in un metodo diverso, lasciamo un metodo privato perché non ha senso che venga chiamato da fuori, metto void, se non dobbiamo cambiare, adesso vediamo cosa dobbiamo fare, cerca, ricorsivo, come lo chiamiamo questo metodo? Scegli, perché alla fine scegliamo, abbiamo detto, scegli un pezzo, no? Questo è il nostro mantra nell'ora precedente. Quindi il metodo lo chiamo scegli e dobbiamo capire, questo è lui quello ricorsivo. Allora, il metodo scegli che cosa fa? Poi dopo metto a posto risolvi. L'abbiamo detto tante volte, adesso dobbiamo semplicemente tradurlo in codice. Abbiamo detto che mi immagino a livello I, e a livello I ho bisogno di conoscere i pezzi totali, li ho già, e la variabile pezzi sono nella stessa classe, quindi la posso usare direttamente. La soluzione parziale, questa la devo avere, e basta direi, per il momento, poi magari mi viene in mente qualcosa dopo. Ma di sicuro questa procedura scegli deve avere in ingresso l'informazione su qual è l'insieme parziale e su qual è il livello. Fatemelo chiamare livello, non I, semplicemente. Prima ho messo I per rapidità, ma poi nei cicli magari il livello è più esplicito. Set di pezzo, scusate. Quindi gli arriva in ingresso una soluzione parziale a livello 3, che vuol dire che ci saranno già 3 elementi e lui deve scegliere il quarto. Allora, a questo punto possiamo sapere cosa fa la procedura madre, semplicemente gli prepara la soluzione parziale di livello 0, quindi definisce un hash set vuoto perché all'inizio non c'ho niente dentro e dico, senti, io ho già un problema parziale, è già quasi finito, peccato non c'è niente, però fai finta che sia già un problema parziale e vai avanti tu a partire dal livello 0. Poi però questo risolvi dovrà anche restituire qualcosa al chiamante. Allora dovrà, la procedura scegli dovrà non solo risolvere il problema ma anche restituire qual è la soluzione migliore che ha trovato. Allora un modo che potremmo implementare è di costruire due set diversi, uno che chiamo parziale, l'altro posso chiamare best. E gli passo anche questo best che per contratto, diciamo, la procedura scegli dovrà mettere dentro best il meglio che ha trovato. Okay? In modo che poi questa soluzione, quella parziale è una soluzione di lavoro, metto, tolgo, provo, eccetera. Poi quando ne trovo una buona, la migliore la salvo dentro best.
Quindi aggiungerò un altro parametro che non serve alla ricorsione in quanto tale, ma serve a salvare il risultato da qualche parte. Ecco, adesso il problema sta tutto nella procedura scegli. Cosa avevamo detto? Abbiamo detto parte iniziale, verifico se la soluzione che ho è la soluzione terminale e se è da salvare, se è la migliore. Quindi, prima di tutto mi chiedo, la soluzione parziale che mi hanno dato è meglio della soluzione migliore che ho visto finora? Se sì, la devo salvare. Se no, vado avanti. E in ogni caso vado avanti, perché magari è meglio della migliore che ho visto finora, ma se aggiungo ancora un pezzettino il grigio riesco ancora a migliorarlo un po'. Quindi non è una vera condizione di terminazione, è più un blocco E che non un blocco A. Cioè devo farlo comunque, ogni volta che vedo una soluzione mi chiedo se migliora la migliore che conosco. Come faccio? E dovrò avere un metodo che, data una soluzione parziale, mi dica qual è il suo valore. Allora, non c'ho voglia di fare cicli per sporcarmi, faccio un metodino privato, chiamiamolo costo, di un set di pezzi, sono due righe, ma int costo uguale 0, int risultato uguale 0, for pezzo p due punti parziale, R più uguale P punto get cost, return R. Quindi calcola il costo di una soluzione parziale. Quindi ciò che devo fare qui, dimentichiamo un attimo l'efficienza, è chiedermi se la soluzione parziale, il costo della soluzione parziale, fosse per caso maggiore del costo della soluzione best, allora ho trovato una soluzione migliore. Migliore di cosa? Di quelle trovate finora. E allora me la devo salvare. In best. Ci torniamo dopo. È chiaro cosa serve, cosa dobbiamo fare qui? Poi voi mi direte, ma costo di best perché lo calcolo 1000 volte? Non importa, se vogliamo basta mettere una costante, ce lo ricordiamo, ma adesso concentriamoci sull'algoritmo, non sulla miglioramento fine delle prestazioni. Quindi mi arriva una soluzione, poiché in questo problema ogni soluzione parziale può anche essere una soluzione totale, perché non devo necessariamente arrivare fino in fondo alla ricorsione, allora la valuto. In altri casi invece ci chiederemo se la soluzione parziale è totale, vado a vedere il suo costo, in questo caso qui no. Questa cosa funziona? Sì, perché la costo parziale all'inizio, a livello 0 cosa capita? È che questi due sono entrambi insiemi vuoti. Insieme vuoto, se non ho fatto casino qua mi deve tornare 0, quindi 0 maggiore di 0 falso, ok. Però alla prima livello ricorsivo, già a livello 1, quando ci avrò messo dentro una cosa, mi dirà il costo dell'insieme che contiene un elemento è maggiore di 0
Sì, e allora già una prima soluzione parziale è meglio che niente, no? Averci messo un pezzo è meglio che non avercene messo nessuno, e se la salva. E poi va avanti ovviamente a cercare di aggiungerne altri, perché più ne aggiunge, rispettando il vincolo, meglio è. Quindi abbiamo risolto le condizioni di determinazione e di memorizzazione del risultato. Adesso c'è la fase di generazione delle nuove soluzioni. Allora, cosa abbiamo detto prima? Abbiamo detto che se siamo a un certo livello, noi abbiamo già, c'era scritto come genero la soluzione del livello più 1 partendo dalla soluzione parziale di un certo livello. Considero tutti i pezzi che non sono ancora parte della soluzione. Per ciascuno lo metto, lo aggiungo all'insieme. E poi delego. Allora, questa è la fase generativa. Genero tutte le soluzioni possibili con un gradino in più. Allora, banalmente andiamo a vedere tutti i pezzi che abbiamo e ci chiediamo se pezzo P, se quel pezzo non è già contenuto nella soluzione parziale. Poi volendo si può fare la sottrazione insiemistica, ma teniamola semplice. Se il pezzo non è contenuto nella soluzione parziale, allora lo devo provare. Quindi il pezzo P non c'è ancora, provo a metterlo. Se non supera il peso, non supera la capacità dello zaino. Quindi devo verificare che il peso dei pezzi che ci sono già più il pezzo che voglio metterci sia inferiore al massimo uguale alla capacità dello zaino, se no non lo posso mettere. Se io creo una nuova soluzione parziale, deve essere una soluzione parziale valida, non può essere una soluzione non valida. No, se no sto ingannando la ricorsione, ti sto dicendo ti passo una soluzione parziale, aggiungi qualcosa, se te la passo già non valida, ogni livello della ricorsione deve fare il suo lavoro bene, prendere in ingresso una soluzione e delegare una soluzione che è un pezzettino in più, ma pur rimanendo nell'insieme delle soluzioni valide. Quindi mi dovrò chiedere se il peso della soluzione parziale più il, come si chiama, il p.getPeso sono ancora minore o al massimo uguale alla capacità dello zaino, capienza l'avevo chiamata. Allora, se sì, prova a mettere P. Nello zaino. Quindi, devo prendere il peso di ciò che c'è già nello zaino, più il peso dell'elemento che sto per metterci. Se vedo che sfora, non provo a metterlo. Quindi, io rispetto a tutti i pezzi che ho a disposizione, devo togliere quelli che ci sono già, non considerarli, e poi togliere quelli il cui peso farebbe sforare la capienza dello zaino. Quelli che restano li provo a mettere. Ovviamente peso è una funzione che devo definire, come ho definito costo, è uguale. Private int peso set pezzo parziale int r for pezzo p punti parziale r più uguale p.getPeso, questa volta prima era getCost e adesso getPeso.
Ah sì, magari se la metto a 0 sei più contento. Ok? Va bene, prova a mettere P nello zaino e delegare la soluzione, la ricerca, a livello successivo. Poi rimetti le cose a posto. Cioè togli P. Visto che P non l'ho messo, ho provato a metterlo, perché non sono sicuro che ci voglia nella soluzione ottimale. Quindi lo metto, vedo cosa succede e poi lo tolgo. Questi sono i tre passaggi da fare intorno a una chiamata ricorsiva. Prova a mettere P nello zaino, è parziale, punto add di P. Delega la ricerca a livello successivo, cerca, no, scegli, scusate, si chiamava. Scegli tre parametri, soluzione parziale, sempre lei, livello incrementato di 1, best. E poi togli P che ho appena messo. Questo ve lo dimenticate spesso. Ma perché devo toglierlo? Non è che devi toglierlo, è che visto che ti hanno passato una soluzione parziale, se tu ci giochi con quella soluzione parziale, poi dopo che hai finito di giocare rimetti i giochi a posto. Cioè quando esci da quella funzione, la soluzione parziale deve essere uguale a quella che avevi quando c'eri entrato. Quindi o ti fai una tua copia privata, che si può fare, qua sotto facciamo un nuovo set, uguale new, asset, copiamo da parziale e poi lavoriamo su questo asset qua, va bene. Però è un po' un lavoro doppio, perché creiamo ad ogni livello nuove collection. Invece se usiamo la collection che ci viene data in prestito, possiamo carci, ma ovviamente dobbiamo ripristinarla, quindi dobbiamo essere sicuri che al termine della funzione, ma io direi in più, al termine di ogni iterazione di questo ciclo for, perché quando sto pensando posso aggiungere il verde, provo ad aggiungerlo, poi mi chiederò posso aggiungere il grigio, ma il verde devo averlo tolto, perché il grigio lo posso aggiungere, provo ad aggiungerlo al posto del verde, perché ad ogni livello, ricordiamolo sempre, aggiungiamo un pezzo. Quindi provo il verde, poi provo il grigio avendo tolto il verde. Forse è finito. Allora, lasciamo perdere la cosa del best, proviamo a mettere solo una print, vediamo cosa succede. Della parziale. Quindi adesso il main stamperà 0 perché non stiamo inizializzando best. Però man mano che va avanti vediamo cosa lui trova. Vediamo dov'è il null pointer exception. No. Cosa ha fatto? Allora lui cosa ha fatto? Questa è la traccia non di tutte le chiamate ricorsive, ma di tutte le volte in cui ha trovato, se non abbiamo sbagliato qualcosa, una soluzione migliore di quella che aveva visto prima. Allora, la prima volta ha provato a mettere il verde. Era meglio di niente, era meglio dello zaino vuoto e quindi ha detto questa è una buona soluzione. Poi
ha messo il verde e l'azzurro a livello della ricorsione 2. Peso 12 più 2 14, costo più 2 6. Costo 6 è maggiore di costo 4, giusto, questa soluzione è migliore della precedente. Poi cosa ha trovato? Abbiamo un salmone verde e azzurro. Quindi peso è 1 più 12 più 2, quindi 12 e 2, 14, 1, 15, siamo giusti giusti, e costo 1 più 4, 5 più 2, 7, che è maggiore di 6. Poi sotto cosa fa? Peso 1, costo 2, allora, grigio e azzurro. Allora, il grigio pesa come il salmone ma costa di più, quindi ci abbiamo guadagnato qualcosa. Poi però c'è qualcosa che non mi piace più, che è questo. Vabbè, certo. Certo che questo qui non ci deve essere. Perché questo è peggio. No? Come peso vedete che ci stanno tutti, però 1 più 4 non è meglio dell'altro sopra. Sì, perché? Perché noi stiamo confrontando la soluzione parziale con la soluzione best, peccato che la soluzione best non l'abbiamo salvata da nessuna parte. Quindi questo qua è sempre insieme vuoto. Quindi per fare sta roba dobbiamo effettivamente salvarlo in best. Ho dimenticato un pezzo. Pensavo funzionasse già così, invece ne manca un pezzo. Allora, qui c'è un problema di Java. Se io faccio best uguale parziale, ho fatto bene o ho fatto male? Ho fatto malissimo. Cosa abbiamo noi? Abbiamo parziale, che è un set che punta a certi elementi. Adesso il verde e il grigio. Poi abbiamo best, che è un set che per ora non contiene nulla. No, scusate, set fatemelo fare con la parentesi graph, no? Sa più di insieme. Mentre le quadre sa più di vista. Se io facessi best uguale set, uguale parziale, sto prendendo questa variabile e lo sto facendo puntare là. A quel set là. Non sto mettendo questi elementi dentro questo insieme. Ho parziale che è un riferimento, una reference a un oggetto di tipo set. Sto dicendo che la reference best voglio che punti allo stesso punto, allo stesso oggetto a cui punta la reference parziale. Voi mi direste, poco male, l'importante è che da best riesca ad arrivare al risultato migliore. Non poco male, tanto male. Tanto male per due. Perché per due? Uno, perché questo parziale lo stiamo modificando in continuazione. Quindi nel momento in cui dico best punta a quell'insieme magari è il meglio, ma poi subito dopo lo modifico. E allora quando alla fine della ricorsione andrò a vedere cosa c'è dentro best, conterrà una cosa che non c'entra niente con ciò che conteneva nel momento in cui ho scoperto la soluzione migliore. Primo problema. Io non voglio che best sia un altro nome, un altro riferimento per arrivare allo stesso set su cui sto lavorando. Voglio che sia una fotografia, una copia statica che non si muova più, anche se poi parziale cambia, best deve rimanere fisso. Primo problema. Secondo problema, ciò che ho modificato qua, best, è questa variabile locale.
Quindi se io modifico questa variabile locale, l'unico che vede la modifica è questa procedura, anzi questa singola chiamata di questa procedura, più tutte quelle sotto a cui lo passo. Ma questo qua non viene modificato. Questa variabile best qui, che ho dichiarato nell'un'altra procedura sopra, nessuno l'ha modificato. Quindi quando io farò return best, lui farà return di questa best qua, che se n'è stata sempre tranquilla, nessuno l'ha toccata e continua a puntare all'insieme vuoto. Perché questo era, se vogliamo, la risolvi best e questa era la scegli best. Allora, fate attenzione se state lavorando sulle reference o sugli oggetti. Qui dobbiamo, ciò che dobbiamo fare è salvare dentro l'insieme best quello che ci hanno passato dall'alto, gli oggetti che abbiamo all'insieme parziale. Non dobbiamo copiare la reference. Quindi faremo semplicemente add all parziale e poi magari prima quella variabile best che conteneva già qualcosa A la svuoto, B ci riverso dentro una copia degli elementi che c'erano dentro parziale. Risolve tutto questo, risolve entrambi i problemi questo, perché io non vado a modificare questo, semplicemente vado a scrivere qui, dentro un set che qualcun altro ha creato e mi ha passato riferimento dicendo la soluzione mettimela qui. Allora io continuo a lavorare il set, non ho creato un set nuovo, sto usando il set che mi hanno dato e ci sto mettendo roba dentro. Cosa ci metto dentro? Una copia del contenuto attuale di un set mio su cui sto lavorando. Non sto facendo una copia degli oggetti pezzo, eh? Gli oggetti pezzo sono sempre gli stessi. Per essere più precisi, se dovessi fare il diagramma meglio, direi che noi abbiamo il nostro parziale, che è un set che contiene tre pezzi, P1, no scusate, facciamo fare solo due, P1 e P2. P2 a sua volta è un oggetto di tipo pezzo, è un riferimento a un oggetto di tipo pezzo che è verde, mentre P1 è un riferimento a un altro oggetto di tipo pezzo che è grigio. Non mi ricordo se non avessi che avevo usato di là. Questo è ciò che abbiamo. Se poi facciamo l'istruzione di prima, avremo best, che inizialmente è un set che abbiamo detto che non contiene nulla. Quando facciamo l'add all, guardate l'istruzione qual era, best.clear era vuoto o rimane vuoto. Add all parziale, cosa fa? Fa dentro questo set 1-1 l'add degli elementi dell'altra collection parziale. Quindi aggiunge qua dentro chiamiamolo P1, P2, chiamiamolo P3 e P4, perché concettualmente sono
riferimenti diversi, i quali P3 e P4, però P3, adesso come cavolo lo scrivo, così, punta a quest'altro. Cioè quel P3 lì è un riferimento che punta allo stesso oggetto a cui punta il P1 del set parziale. L'oggetto pezzo l'abbiamo creato una volta sola, nel main. New di pezzo, c'è solo lì. Noi stiamo mettendo dentro un set, dentro i set, dentro le collection, non ci vanno gli oggetti. Ci vanno i riferimenti e gli oggetti stanno da un'altra parte. So che è roba base di Java, però quando uno poi ci scontra, si accorge che era più difficile da capire di quanto non sembrasse. E idem P4, non fatemelo fare perché non ce la faccio, P4 punterà allo stesso pezzo che noi abbiamo chiamato grigio. Ma questo set è lo stesso, l'oggetto set in cui abbiamo messo dentro P3 e P4 è lo stesso oggetto set che era stato creato dalla funzione. Abbiamo semplicemente modificato, aggiunto gli elementi all'interno di un set che avevamo già, senza toccare né il riferimento parziale né il riferimento best. Se è indigesto, prendetevi il tempo per digerirlo, perché problemi di questo genere ne avremo sempre. Sto copiando i dati, sto creando nuove volte gli oggetti, sto travasando i riferimenti da una collection all'altra. Ok, allora vediamo se dopo tutto questo discorso sono stato capace a farlo giusto. Stampa molto meno roba. Effettivamente il peso, vediamo se il costo cresce, costo 1 più 4 più 2 fa 7, costo 2 più 4 più 2 fa 8, costo 10 più 1 più 2 fa 12, 2 più 10 più 1 più 2 fa, passo il conto, e l'ultimo deve essere meglio. Quindi in barba all'intuizione il pezzo verde non ci voleva, la soluzione migliore non ha il pezzo verde, che è questa sotto, grigio, giallo, salmone e azzurro. Noi avremmo detto di sicuro quello ci vuole, invece no, perché il costo massimo è 2 più 1, 3, 13 e 2, 15, peso massimo 1 più 4, 5, 6 e 2, 8, tu pensa quanto ne avanza ancora, vado con lo zaino mezzo vuoto, 8 kg, valore massimo. Sì. Dalla stampa sembra che le ultime due righe sono uguali, perché? Sì, sono uguali perché una è qui e l'altra è nel main. Quindi in realtà fino alla penultima era dentro la procedura ricorsiva, l'ultima era questa qua del main. Sì. Dalla stampa si vede che prima esplora un grigio. Adesso vediamo come esplora. Questo è il risultato. La cosa più onesta che potete dire è non ci credo. Ok? Perché neanche io ci credo, nel senso che, non ci credo che l'ho fatto giusto al primo colpo, questo. Ma è ovvio che non ci credo, ma come funziona sta roba per davvero? Cioè, se dovessero dirmi, ma sì, ma dimmi dov'è che lo risolvi sta roba, cioè, ve l'ho detto che stava tutto in una videata, no? È tutto qua. Dov'è il punto in cui non c'è un punto? Cioè, è questo, se vogliamo. Il massimo dell'intelligenza che ce l'abbiamo è questa equazione qua. Come lavora lui? Abbiamo ancora 10 minuti per capire come lavora. Andiamo in debug e vediamo cosa fa.
mettiamo un breakpoint qua su risolvi e avviamo in modalità debug. Allora, qui abbiamo il nostro zaino, capienza 15 e un certo numero di pezzi, che sono qua, verde, azzurro, salmone, li conosciamo già. Questo è il problema già inizializzato. Io sono all'inizio della chiamata a risolvi, che come prima cosa sappiamo che ci crea queste due collection, questi due set, parziale vuoto e best vuoto, questo già lo sapevamo. E poi attiviamo la procedura, chiama la procedura ricorsiva a livello 0. Ci entriamo dentro. Entriamo dentro la procedura ricorsiva, qui siamo a livello 0. Livello 0, teniamolo sott'occhio il livello perché ci dice quanto siamo sott'acqua e ci chiede costo di parziale maggiore di costo di best. Beh, in questo caso costo parziale sarà 0, costo di best sarà 0, quindi questa if sarà falsa, ok? If non ci entra qua, va direttamente sotto al ciclo for. Allora lui come prima cosa dice, quali sono i pezzi che ho a disposizione? Pezzi, è sotto dis.pezzi, verde, azzurro, eccetera, eccetera. Entro dentro e mi chiedo, l'insieme parziale, che è vuoto, contiene il primo pezzo, qui sto iterando nella lista, contiene il primo pezzo che è il verde? No. E quindi vado avanti. Il peso del parziale, che è 0, più il peso del verde, che è 12, sono minori della capienza, che è 15? Sì. E quindi vado avanti. E quindi, quando sono qua dentro, effettivamente ho scelto di provare a mettere il pezzo verde. Lo aggiungo. E da questo momento in avanti la procedura scegli un'altra a livello 1, valuterà tutte le possibili combinazioni che contengono il verde. Che contengono il verde come primo elemento. Quindi il verde c'è e gli chiedo, ok, dato che il verde l'ho messo e non starò a discutere, gli altri cosa fai? Per gli altri cosa fai? Valuta tutte le possibili combinazioni. Quindi abbiamo prima di tutto messo il verde e poi proveremo. Noi abbiamo messo il verde. Poi lui proverà a fare verde, in che ordine erano messi quelli là? Verde azzurro. Quindi prima abbiamo messo il verde a livello 0. A livello 1 lui farà al verde aggiungere azzurro, poi alternativamente proverà al verde aggiungere il salmone, poi proverà al verde aggiungere il giallo, verde, grigio se non sbaglio, e poi basta, prova ad aggiungere questi 4. Questo è ciò che farà a livello 1, ma poi a livello 1 non si accontenta, perché a livello 1 chiamerà il livello 2, e a livello Livello 2 che parte da verde azzurro proverà ad aggiungere il salmone e poi proverà ad aggiungere azzurro, proverà ad aggiungere il giallo e poi proverà ad aggiungere il grigio. Oppure perché supera la capienza, quindi non sto facendo i conti. Questo è il modo in cui lui esplora lo spazio. Questo è a livello 2, cioè a livello 3. A livello ancora successivo, ho verde, azzurro, salmone e proverò a mettere prima il giallo e poi il grigio.
e poi dopo che ho messo il giallo, qui c'è un po' di errore di battitura, lui ancora al livello successivo, dopo il giallo, proverà a mettere il grigio. Ad ogni livello ne aggiungo uno, se arrivo al quinto livello ne avrò messi 5. Però fino a quando, lo vedete da qua, fino a quando lui non ha provato, ciascuno di questi rami si biforca, no? come quelli che abbiamo fatto adesso, fino a quando non abbiamo provato tutte le possibili combinazioni che abbiano dentro il verde, quel verde rimane. Solo dopo che abbiamo provate tutte, torniamo al livello 0 e diciamo, vabbè, col verde abbiamo provato, vediamo con l'azzurro. E allora proverà azzurro con verde, poi azzurro con giallo, con salmone prima. Com'era? Già salmone. Azzurro con giallo, azzurro con grigio. E azzurro con verde, poi proverà azzurro verde. Salmone e va avanti così. Allora qualcuno mormora, dice, ma come azzurro verde? Abbiamo già fatto verde azzurro, perché lo rifà? Perché è stupido, perché per come l'abbiamo impostato noi li fa tutti. Questo genera tutte le cose, abbiamo detto guarda quelli che ci sono, tra quelli che mancano provali tutti senza chiederti se per caso quella stessa combinazione in un altro ordine l'avevi già fatta. Si può fare in modo che non faccia questo, certo, bisogna però cambiare un attimino, rendere un pochino più intelligente la generazione delle soluzioni possibili. Prima vediamo di capire come funziona questa, poi che la versione base, no? Più semplice uguale più stupida. Per farla più intelligente bisognerà complicarla un po'. Dicevamo, eravamo nella ricorsione qua, no? Quindi ci aspettiamo che lui abbia aggiunto il verde in parziale, vedete che c'è il verde, e a questo punto scendiamo ricorsivamente al livello 1. Al livello 1 mi accorgo che la soluzione parziale è meglio la soluzione migliore. Me la copio, vabbè, poi viene stampata, e me la sono salvata lì. E adesso vado avanti, sono a livello 1, la mia soluzione parziale contiene verde e provo a vedere, il primo pezzo P sarà verde e non me lo fa fare, ovviamente verde più verde non lo aggiunge, il secondo pezzo P sarà azzurro, il peso del verde più il peso dell'azzurro, allora com'era? Il peso del verde era 12, l'azzurro pesava 2, ci stiamo, sì. E allora prova ad aggiungere l'azzurro. Aggiunge l'azzurro, il parziale adesso è verde-azzurro, entriamo nella ricorsione a livello 2. A livello 2 adesso abbiamo un parziale che è verde-azzurro, che probabilmente è meglio del verde da solo, e allora ce la salviamo. E poi ci chiediamo, possiamo aggiungere ancora qualcosa? Il verde? No. L'azzurro? No. Il giallo? No. Il salmone? Vediamo. Il peso parziale è 12 più 2, 14. Il salmone pesa 1. Beh, allora ci sta ancora. Lo aggiungiamo e adesso siamo a salmone verde, azzurro, che è una soluzione parziale, andiamo a vedere a livello ancora successivo se possiamo aggiungere qualcosa. Adesso siamo arrivati già al livello 3, aggiorniamo perché è una soluzione migliore della precedente e qua mi accorgerò che i tre pezzi non li posso più mettere, il quarto provo a metterlo ma non ce la faccio perché non ci sta come peso, il quinto anche. Allora qui ho raggiunto un caso terminale, cioè a questo livello ho provato tutti i pezzi possibili e non ho trovato nulla da aggiungere
E quindi questo ciclo for, in questo caso a livello 3, non ha generato nessuna chiamata a livello 4. E quindi non può far altro che tornare, è la prima volta che risaliamo dal livello 3 al livello 2. A livello 2 in cui avevamo salmone verde e azzurro, ovviamente adesso tolgo azzurro e provo qualcos'altro, perché salmone verde era il set di livello 2, azzurro era il tentativo, e infatti tolgo l'azzurro e riprovo con il giallo, che questa volta pesa troppo, riproverò con il grigio, che invece si può fare. Quindi aggiungo il grigio e proverò di nuovo a tornare a un livello 3, questa volta con la combinazione grigio-verde-azzurro. Non badate all'ordine, perché il set non mantiene l'ordine. E così via. Quindi entra, esce, e ciò che abbiamo, ciò che lasciamo in tutto questo entrare e uscire dai livelli, ciò che lasciamo è questo. E a un certo punto abbiamo salvato fuori dalla ricorsione, perché noi siamo magari 6 livelli sotto dalla ricorsione, abbiamo trovato una soluzione nuova. Come facciamo a farlo arrivare al main? Non basta fare un return, perché dovrei fare return di return di return, come faccio? Allora lo salvo da qualche altra parte in una variabile esterna che il main possa recuperare. Ok, provate a capire come funziona, convincervi che funzioni. Se poi volete, potete provare a reimplementare questo senso zaino con l'altra strategia che avevamo detto. Non scelgo un pezzo, ma ad ogni livello ho un colore o un pezzo e devo decidere se metterlo o non metterlo. In quel caso la soluzione parziale non sarà più un insieme di pezzi, ma un vettorino di vero o falso. Già detto troppo, lo lascio fare a voi. Domani pomeriggio faremo un altro esercizio, sempre sulla ricorsione, sempre partendo dall'esempio sulla carta, e poi mercoledì anche. Vi invito veramente a provare prima a ragionarci sulla carta e poi solo dopo arrivare al codice. E non scoraggiatevi se all'inizio non ci capita niente. Richiede 2 o 3 settimane questa cosa per essere digerita. Alla prossima.